San Benedettese che quest'oggi qui a Nido Varca d'Oro si laureano campionesse d'Italia l'Epicar San Benedettese. Siamo con il mister Beach Soccer Samb, parliamo di un campionato vinto alla grande, inatteso, anche e soprattutto nel femminile. Sì, esatto, diciamo che il maschile oramai sono 3 anni che lo vinciamo, quindi diciamo un po' tra virgolette da consuetudine non c'è stato molto scalpore. Invece il primo anno del femminile ha portato questo scudetto inaspettato, quindi questa doppietta maschile e femminile per il circuito del beach è una cosa, diciamo, nuova, nessuno aveva fatto mai meglio di noi, e quindi per San Benedetto e per tutte le Marche, anche a livello di visibilità, è stato un bel riscontro. Oggi è una doppia, oggi c'è le premiazioni, ci sono il campione che ha vinto la medaglia, sicuramente il PT di bocce, ma oggi anche voi ritirate un premio ad Ancona che riguarda sempre il beach soccer. Sì, esatto, l'associazione giornalisti ci ha voluto premiare con delle targhe ricordo per sia maschile per femminile per questo diciamo risultato importante che la San Benedettese ha ottenuto. Ma ritornando al femminile, la squadra è nata in poco tempo e in poco tempo è riuscita a raggiungere il massimo, è una cosa incredibile. Sì, diciamo che è stata una cosa inaspettata per tutti quanti, avevamo fatto questa squadra giusto per iniziare, per far vedere che comunque San Benedetto riusciva a avere la doppia squadra sia maschile che femminile. Siamo andati a giocarci questa competizione a Napoli, le ragazze hanno risposto molto bene, siamo stati molto contenti di aver raggiunto questo obiettivo che, ecco, a detta di tutti quanti era veramente inaspettato.